Buongiorno e benvenuti in un altro video dove vi parlerò di armocromia. Nei video precedenti vi ho parlato delle stagioni, vi ho parlato dell'estate, dell'inverno e della primavera. Oggi vi voglio parlare della stagione autunno. Video, se vi siete persi i nostri video precedenti, mi raccomando, andateli a vedere. Abbiamo spiegato le varie stagioni, abbiamo spiegato cos'è l'armocromia e abbiamo spiegato come poter individuare il proprio sottotono. Naturalmente, come dico sempre io vi darò qualche nozione al riguardo, vi do qualche caratteristica che può appartenere a una persona che può essere inverno, estate, autunno o primavera, ma queste sono regole di base. C'è sempre l'eccezione che conferma la regola, perché come ho detto in precedenza, la prova del 9 va fatta con il drapping, ovvero la vera valutazione della stagione a cui apparteniamo va fatta di persona e posizionando diversi drappi colorati sotto il viso, e da lì poi si va a capire a che stagione uno appartiene. Però per iniziare e per essere un minimo indirizzati verso una stagione o verso un'altra, guardate pure questi video, vi do qualche piccolo consiglio. Bene, ora guardiamo quali sono le caratteristiche, o meglio le particolarità che presentano le persone che appartengono alla stagione autunno. Come prima cosa, chi appartiene a questa stagione avrà un sottotono caldo, come chi appartiene alla stagione primavera. Solitamente la pelle di persone che appartengono a questa stagione è una pelle chiara, però è una pelle che tende al dorato, tende un po' più ad avere una tonalità di giallo, una pelle olivastra. Solitamente le persone che appartengono all'autunno sono persone che si abbronzano facilmente, non si scottano e riescono ad riescono ad avere una bella abbronzatura dorata e che gli dura nel tempo anche fino ai primi mesi invernali. Gli occhi di chi appartiene all'autunno sono occhi verdi, azzurri, nocciola, castani, ma sono occhi profondi. I capelli possono essere dei capelli, naturalmente noi parliamo sempre di colori naturali, quindi i nostri colori base, non colori di capelli tinti o colore di occhi con lenti a contatto. E sono capelli color castano, un bel castano caldo, mogano, biondo miele, anche chi ha capelli rossi. L'autunno, come le altre stagioni, ha tre sottostagioni, anche loro dipendono da altre caratteristiche, da altre particolarità, che vedremo anche questo in un secondo momento. Infatti, la stagione autunno si divide in autunno soft, autunno chiaro e autunno profondo. Solitamente i colori che fanno risaltare la personalità di chi appartiene a questa stagione sono colori caldi, colori profondi, come ad esempio un bel color mattone, un verdone militare. Se ti è piaciuto questo video, mi raccomando, metti un bel like. Noi ci vediamo nei prossimi video.